Con quella di oggi sono 4 le sconfitte nelle ultime 5 partite. San Giovannese San Marino è una classica della categoria, lo dice la storia, dal ritorno del Marzocco tra i professionisti. E lo ferma anche la semifinale playoff, disputata dalle due realtà lo scorso maggio, è andata a favore degli ospiti odierni nel doppio confronto. Fraschetti, per risolvere il problema dell'assenza di Pippi, sceglie Foglie dall'inizio in mediana, con Bernini avanzato al ruolo di attaccante esterno. Il Marzocco partirebbe in modo implacabile con la rete dopo appena 3 minuti, punizione di Bernini. Sponda sul secondo palo di Salvatori, incornata di Calderini a ribadire in gol. Il condizionale deriva dalla segnalazione di fuori gioco del collaboratore di linea, che strozza l'urlo in gola a giocatore pubblico. È il primo sussulto azzurro e per arrivare al successivo andiamo dopo il quarto d'ora. Sul limite dell'area Bernini di testa serve Foglia, coordinazione impeccabile, destro al volo nello specchio, Vivan risponde in angolo. Il titano in questa fase si vede inizialmente con il controbalzo del bomber Cesca, che conquista sfera ai 20 metri ma calcia oltre la trasversale. Poi Poletti inquadra la porta, Vaccarecci blocca la sua rasoiata in due tempi, ma il brivido più importante lo crea da palla ferma ancora Cesca. Stavolta l'estremo difensore può solo guardare la traiettoria, che termina però sul fondo. La presenza fisica del centravanti ospite si fa sentire anche quando lo stesso difende in area la verticalizzazione di Villanova. Il corpo però è all'indietro e al momento decisivo il pallone che ne esce è alto. Nella ripresa i precedenti errori sono però trasformati nella rete del vantaggio. Lo Iodice lancia, Cesca anticipa Chiarini e spiazza Vaccarecci, è l'1-0, la rete decisiva dell'incontro. Peraltro a complicare le cose la seconda espulsione consecutiva per il Marzocco, dopo appena un'ora di gioco sotto la doccia va Calderini. Di qui alla fine l'unica nota in attacco è la punizione di Bernini, che Vivan blocca senza problemi. Poi Gasparello sciupa il 2-0, ma nella sostanza non sarebbe cambiato niente, lo abbiamo già detto, 4 sconfitte nelle ultime 5 partite.